Ciao, bentrovati. Oggi preparo i famosissimi cupcake, dei tortini, delle tortine monoporzione che vennero create per la prima volta negli Stati Uniti a inizio 800. E pensate un po', andavano a versarli, a versare l'impasto nelle tazze da tè. Fino a quando siamo arrivati poi ai tempi nostri e si usano quindi pirottini, quelli usa e getta. Sono dei dolcetti molto facili da preparare perché hanno pochi ingredienti e poi vengono decorati con delle glasse, decorati con la crema al burro, famosissimi con la crema al burro, molto buoni e facili appunto da preparare. Gli ingredienti che mi occorrono sono 200 g di farina 00, 200 g di zucchero, io utilizzo quello a velo ma si può utilizzare anche lo zucchero semolato, 200 g di burro, l'ho ammorbidito un attimino in microonde, ma pochino perché adesso andrò a lavorarlo con lo zucchero, 4 uova intere, un po' di vaniglia, io uso quella in pasta che ho quasi finito, 2 cucchiai di latte e un cucchiaino di lievito per dolci, lievito chimico. Inizio a lavorare l'impasto. Io utilizzo la planetaria, si può lavorare con le fruste a mano, con le fruste elettriche. Intanto verso il burro nella ciotola. Ormai è bello morbido, si può lasciare tranquillamente ad ammorbidire a temperatura ambiente, ci vuole un po' di più. Aggiungo anche lo zucchero a velo e lavoro questi due ingredienti qualche minuto. Dopodiché aggiungo la vaniglia. Io sono dovuta andare a raschiare il vasetto perché l'ho praticamente finita. Quindi, aggiunta la vaniglia, aggiungo anche le uova subito. Andiamo un attimino a raccogliere il burro. Ecco. Aggiungo anche le 4 uova. Riaccendo la planetaria e faccio andare ancora qualche minuto finché si amalgamano bene. Appena amalgamato anche le uova, al burro e allo zucchero, vado ad aggiungere tutta la farina e il lievito e anche i 2 cucchiaini di latte, 2 cucchiai di latte. Richiudo e faccio lavorare ancora qualche minuto. Ed eccoci, l'impasto è pronto, questa è la sua consistenza. Quindi io ho qua dei pirottini, sono rigidi, quindi non è necessario utilizzare sotto uno stampo dove andare a infilarli. Se sono quelli ondulati, probabilmente c'è bisogno di utilizzare lo stampo che ha la stessa forma e si vanno a mettere prima questi in modo che poi non si allarghino troppo in cottura. Invece questi sono abbastanza rigidi e sono perfetti. Io vado a sistemarli tutti sulla teglia, ho messo anche un foglio di carta forno sotto così anche lì ci aiuta a non bruciacchiarli e iniziamo a riempirli. Mi aiuto con un cucchiaio e vado a riempire metà pirottino, non di più, perché non deve venire fuori dal pirottino. Quindi ne prendo una quantità e vado a mettere all'interno. Si può anche riempire una sacca da pasticceria e versarli con la sacca. Adesso ne facciamo qualcuno così e dopo vi faccio vedere con la sacca.
vediamo un po' quando vado a riempirli con la sacca da pasticceria. Mi raccomando, sempre metà pirottino. Non di più, perché altrimenti vengono fuori man mano che cuociono, poi loro si gonfiano e vengono fuori. Prima di andare a infornare i cupcake, vedete il ciuffetto che si è formato qua, io, bagnando le dita leggermente con l'acqua, vado a livellare il tutto. Ed eccoci, siamo pronti, possiamo andare a infornare i cupcake a 180 gradi, mi raccomando, forno preriscaldato, per circa 10-15 minuti. Una volta che si gonfiano e sono un po' dorati in superficie, saranno pronti, però è sempre meglio fare la prova a stecchino. Si prova su uno e se è cotto, se lo stecchino viene bello pulito, vuol dire che è cotto, e quindi si possono sfornare. Ho appena sfornato i cupcake, profumati e sofficissimi, sono proprio soffici, li lascio raffreddare, ma nel frattempo vado a preparare la crema al burro per andare a decorarli. Mentre i cupcake stanno raffreddando, inizio a preparare una crema al burro favolosa, proprio per le decorazioni è la migliore in assoluto. Le dosi, che a parere mio sono perfette, sono 250 g di burro a temperatura ambiente, quindi in pomata morbido, e 470 g di zucchero a velo. Io in questo caso uso quello vanigliato, così non c'è bisogno di aggiungere altra vaniglia per insaporire, per aromatizzare. Vado a mescolare intanto con la frusta, sempre con la mia planetaria, il burro da solo, poi man mano inizio ad aggiungere lo zucchero. Dopo che ho mescolato il burro da solo, aggiungo un po' di zucchero, un quarto circa di zucchero, riaccendo la planetaria e faccio amalgamare bene. Man mano vado ad aggiungere zucchero a velo. Richiudo e faccio lavorare, e il tutto sarà per un totale di circa 6-8 minuti. Deve lavorare bene, amalgamarsi tutto molto bene. Continuo ad aggiungere zucchero, lo mettiamo tutto. Eccoci qua, faccio ripartire la planetaria e lavoro ancora qualche minuto, fino a quando sarà completamente liscia questa crema al burro e sarà pronta poi per le nostre decorazioni. Ogni tanto andiamo a staccare dalle pareti e a dare una mescolata con una spatola, in modo che poi si amalgama bene tutta la crema al burro. Eccoci, è quasi pronta, la faccio andare ancora 2-3 minuti e dopodiché saremo pronti per decorare. Eccola qua, favolosa. Questa crema al burro è veramente perfetta per il tipo di decorazione che devo fare sui cupcake. Eccoci qua, siamo quasi pronti.
decoro i cupcake con la crema al burro che vado a colorare, e li decoro utilizzando i beccucci rossi. Ne ho già messi due di questi beccucci rossi nella sac à poche, gli altri sono qua, ve ne faccio vedere ancora, eccoli come sono fatti, sono molto belli e si possono usare più colori insieme dentro la sacca da pasticceria. Ho preparato anche un beccuccio a forma di foglia, quello che poi mi darà la forma della foglia, e lo mettiamo da parte. Vado a e un po' di coloranti alimentari, vado a prendere un po' di crema al burro e la metto dentro una ciotolina, perché poi andrò a colorarla. Un po' di crema qua, un pochino la lascio neutra col colore della crema al burro classica. Eccoci, farò un verde, un fucsia. Intanto prelevo il colore, che è quello in gel, con uno stuzzicadenti. Così adesso comincio a mescolare. Così poi vediamo la quantità che è necessaria per colorare questa crema al burro. Io ho scelto un verde sottobosco. Allora, ho messo intanto la prima sacca da pasticceria dentro un bicchiere alto, così, e vado a prendere la crema al burro colorata di fucsia, di un bel rosa acceso. Vado a prenderne una quantità con un coltello e la vado a spalmare nel bordo, senza, così, senza andare nel centro. Così. La spalmo bene in tutto il contorno della sacca. Così, in questo modo qua. In un'altra sacca ho versato della crema al burro neutra col suo colore naturale e vado a fare tutto il riempimento finale, così. Allora prendo un po' di verde e vado a sporcare un pochino sulla superficie del cupcake e lo vado a spalmare. Questo mi servirà come base. Eccoci qua. E poi comincio a decorare. Schiaccio. E creo dei fiorellini. Che sono veramente molto molto belli. E vado a finire la decorazione con qualche fogliolina. Qua e là. Oggi proprio a titolo dimostrativo li faccio tutti uguali. Però ho intenzione di creare più video con diverse decorazioni
perché voglio fare proprio con questi cupcake che stanno andando veramente tanto alla grande. Sono delle monoporzioni, come dicevo prima, veramente buone. Eccoci qua. E rifacciamo un altro fiorellino. Partiamo dal centro. Ed eccoli, i cupcake sono pronti, favolosi, bellissimi. Si possono creare tantissime tipologie di fiorellini, foglioline, tantissime cose. Sono veramente belli, belli, belli. E oltretutto il tortino all'interno è veramente soffice, è buonissimo. Adesso vi farò vedere com'è. Ecco qua, ma che belli. Sono favolosi questi fiorellini creati con i beccucci rossi. Sono molto utilizzati proprio per i cupcake. E vorrei mostrarvi un cupcake che non ho decorato per farvi vedere com'è il suo impasto. Eccolo qua. È sofficissimo. È buono, buono, morbido, morbido, assomiglia molto a un plum cake. Buono, buono, soffice, soffice. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su, iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Ciao e a presto!